Nella primavera dell'anno 30, Gesù muore sulla croce a Gerusalemme, al tempo del procuratore romano Ponzio Pilato. I suoi discepoli e gli apostoli sono spaventati, delusi. Non sanno spiegarsi né accettare una fine così triste. In pochi giorni si sono infranti sogni e speranze meravigliose. Qualche giorno dopo, sono di nuovo insieme. Gesù appare in mezzo a loro. Lo scambiano per un fantasma e hanno paura. Gesù li rassicura. Poi chiede loro del pesce. Un fantasma non può mangiare, ma Gesù lo prende e lo mangia davanti a loro. È proprio lui, risuscitato da morte. Ha le ferite dei chiodi nelle mani e nei piedi. Lo vedono e possono anche toccarlo. La risurrezione è un avvenimento strabiliante, unico nella storia degli uomini. Se i discepoli avessero avuto a disposizione una rete televisiva, ne avrebbero fatto un'edizione straordinaria. L'avrebbero trasmessa in tutto il mondo via satellite. Gesù risorto resta con i suoi discepoli come in passato. Sono ancora affascinati dalle sue parole e dalle sue promesse. Finché, dopo 40 giorni, sale in cielo davanti ai loro occhi. La sua vicenda terrena è finita. È tornato definitivamente al Padre suo. Gli apostoli e gli altri discepoli tornano a Gerusalemme. Sono in pochi con un compito immenso da portare a termine: far sapere al mondo che Gesù di Nazaret è risorto ed è il Messia promesso. Cominciano subito ad agire e scelgono Mattia in sostituzione di Giuda, che si era perduto tradendo Gesù. Ma perché la loro missione abbia inizio, manca soltanto l'energia che ne provochi la partenza. L'energia è il dono di Gesù, cioè lo Spirito Santo. Scende sugli apostoli, sulle donne e sugli altri discepoli il giorno della festa giudaica di Pentecoste. Delle lingue simili al fuoco vanno a posarsi su ciascuno di loro e un rumore assordante scuote l'edificio in cui sono riuniti. Il fuoco divino li trasforma profondamente. Ora avvertono un coraggio nuovo e una forza incontenibile che li spinge verso il mondo ad annunciare Gesù. Le persone che li ascoltano sono soprattutto ebrei, rientrati in patria dalle province dell'Impero Romano. Essi rappresentano il mondo. Dunque ogni nazione è testimone della nuova epoca che inizia in questo giorno con l'effusione dello Spirito e la nascita della Chiesa. La Chiesa di Gerusalemme è formata dai 12 apostoli che meglio di chiunque altro hanno conosciuto il Signore. Ci sono poi alcune donne e parenti di Gesù venuti dalla Galilea. Ci sono anche altri discepoli che risiedono in città e nei villaggi vicini. Sono ebrei, in genere di umili origini, che osservano il riposo del sabato, le purificazioni rituali e le norme della legge di Mosè. Frequentano regolarmente il tempio per la preghiera, per il sacrificio e l'offerta dell'incenso. Questo gruppo di persone sono la prima chiesa di Gesù. Sostenuta dalla forza dello Spirito Santo, questa umile chiesa ora è pronta ad iniziare la corsa del Vangelo nel mondo. L'attività missionaria della chiesa avanzerà da Gerusalemme fino a Roma e sarà come una grandiosa corsa a staffetta che porterà la fiaccola del Vangelo fino alla capitale dell'impero.